Nel giugno scorso in Italia, in occasione dei referendum nazionali, c'è stata una miriade di altri referendum locali. Qui a Gorizia ce n'è stato uno molto particolare, il referendum sul quorum del referendum. Si trattava di tre quesiti referendari, tutti volti ad aumentare gli strumenti di partecipazione dei cittadini rispetto alle decisioni locali. Quello a cui lei si riferiva era proprio teso ad eliminare il quorum in questo referendum. Ma il quorum non c'è stato. Siamo stati derubati di 15 giorni su 60 di campagna referendaria. Il secondo aspetto è che il comune, che avrebbe dovuto comunque informare la cittadinanza, non ha dato le informazioni necessarie. E il terzo aspetto, quello più grave di tutti, è che avevamo chiesto come comitato promotore di accorpare il referendum comunale con quello nazionale, come peraltro è successo a Milano. Così non è stato purtroppo, invece che votare su due giornate si è votato in un'unica giornata, nella giornata della domenica, e con un orario peraltro ridotto rispetto a quello del referendum nazionale. Per di più, a fronte di 55 seggi allestiti per il referendum nazionale, per quello comunale ne sono stati allestiti solo 17. Si renderà conto che siamo a un terzo dei seggi. La prefettura ci ha comunicato che il Ministero degli Interni ha stabilito che bisognava votare in sedi separate, utilizzando materiale separato, e quindi non interferire sui referendum nazionali. Questo è avvenuto prima che poi il Ministero cambiasse idea per Milano, ma oramai avevamo deciso, e quindi... È come se ci fosse paura che i cittadini diventino cittadini attivi e quindi pretendano, come giusto che sia, poter partecipare alle decisioni pubbliche. Il boicottaggio ha funzionato.